Prima di campionato per le tre molisane impegnate nel girone F di Serie D. In esterna va il Campobasso, ospite di un'Aprilia, che alla vigilia della contesa ha vissuto un vero e proprio terremoto. Sono stati sollevati dall'incarico, infatti, sia il tecnico Fabio Fratena che il suo vice Stefano De Pontis e, contestualmente, il direttore generale Marco Biancolatte ha rassegnato le proprie dimissioni, peraltro accettate dal club. In casa Campobasso, invece, quella di ieri è stata aggiornata da annunci legati all'under caricati e dal ritorno di Zambarchi. In esterna anche il Vasto Girardi, che va a far visita al Real Giulianova. Prosperi è pronto a mettere in campo il suo consolidato 3-4-1-2 per cercare di avviare nel migliore dei modi, in quella che di fatto è divenuta una classica, la stagione degli altomolisani. Unica delle molisane a scendere in campo tra le mura amiche è l'Olimpia Agnonese. Il club granata ancora non ha ufficializzato il suo organico, ma ha comunque effettuato, nella giornata di ieri, i test aerologici ai propri giocatori. Ed affronterà al Civitelle la matricola matese, società frutto della fusione tra Comprensorio Vairano e Treppini Matese, team entrambi provenienti dall'eccellenza molisana. Particolarità ulteriore sarà la sfida di un ex come Corrado Urbano, tecnico dei matesini.